Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 9 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Già al lavoro, almeno col pensiero. Già al lavoro per chi è nel commercio e con l'inizio dei saldi è di nuovo in pista. Le feste sono passate in un baleno e si ricomincia, tale e quale a un mese e mezzo fa. Anche se il vostro settore è un altro, le cose non cambiano molto, dunque gambe in spalla, preparatevi a rientrare nei ranghi. Chi è rimasto fuori a lungo per tutte le vacanze, oggi si ritrova alle prese con tutte le incombenze rimaste indietro, una ripulita, la spesona e l'albero da disfare. Che tristezza, segno che le feste sono ormai da archiviare. In bella vista tornano il tablet, l'agenda di lavoro e gli abiti già pronti da indossare domattina per fare più in fretta. Ecco l'input di Marte energico allo zenith, amate il vostro lavoro e lo svolgete volentieri, tuttavia un pizzico di nostalgia per la porta che si è chiusa sulle vacanze la provate anche voi, stacanovisti dello zodiaco. Qualcosa o qualcuno a voi caro ora non c'è più. Vi siete separati da qualcosa o qualcuno a cui tenetevate particolarmente. Per questo avete sofferto tantissimo e soffrirete ancora. Per il futuro, si annunciano perdite affettive con incapacità a uscire fuori da evidenti situazioni di sofferenza. Avvertite un senso di sconfitta, di dolore, di prostrazione che vi fanno soffrire. Dovete impegnarvi di più nei doveri ed essere più attenti a fare tutto con cura e precisione. Un passo falso non vi sarebbe perdonato. Un giorno potreste pentirvi della decisione sbagliata che potreste prendere oggi, non abbiate fretta di decidere e non scaricate sugli altri le vostre angosce. Oggi potreste subire la vendetta che una persona medita da tempo, in fondo un po' di male, ammettetelo, glielo avete fatto e quindi, anche se non giustificabile, la sua sarà una mossa liberatrice per voi. Oggi darete ottima dimostrazione di saperci fare in alcune cose che riguardano l'economia e il lavoro in generale, Mercurio aiuterà la vostra comunicazione e favorirà i rapporti con gli altri. Se vi piacciono le cose complicate presto sarete accontentati. Cercate di restare con i piedi per terra in tutto e per tutto, sarà la miglior garanzia per risolvere i problemi. Dovreste avere più comprensione verso chi vi ha teso la mano in passato. Riflettete. Un prestito non potrà risolvere tutti i vostri problemi. Cercate di pensare bene a quello che state facendo. Buone decisioni quelle che prenderete oggi, solo non dimenticate di mettere in conto qualche incomprensione relativamente alle scelte fatte. Giornata ideale per incontri interessanti, ad approfittarne saranno soprattutto i nati di lunedì. Nuove amicizie sui social network. Oggi fate in modo da non confidarvi con nessuno, divulgare i vostri segreti vi farebbe presto oggetto di pettegolezzi. La giornata di oggi potrà essere davvero fantastica se riuscirete ad approcciarvi ad una persona che vi interessa, non necessariamente sentimentalmente. Momenti dolcissimi in amore per le nate a fine segno. Oggi nella vostra mente, si rincorreranno rapidi i pensieri e potrete finalmente arrivare ad un punto. Anche superficialmente avrete la sensazione che tutto stia andando per il verso giusto e questo vi spingerà ancora di più a proseguire. Profilo dei transiti estremamente benefico e positivo, con una maggioranza di pianeti schierati a vostro favore. Mercurio, Venere, il Sole e Plutone occupano simultaneamente il segno vostro amico sulla ruota dello zodiaco del Capricorno e migliorano la salute e la forma fisica, la razionalità e la grinta. A disturbare, ma solo lievemente, la vostra vita familiare, c'è Nettuno nel segno amico dei pesci. Sappiate dare ascolto a figlie e figli, sorelle e fratelli, da cui potreste, di recente, esservi disinteressati o allontanati. La luna bella vi dona un sonno notturno particolarmente ritemprante, sonno accompagnato da sogni di prati e montagne colorati e soleggiati. Luna imbronciata in dodicesima casa. Naturale anche per voi stacanovisti riprendere il lavoro a pieno ritmo non è mai un piacere, anche se in queste vacanze non l'avete mai interrotto del tutto. Fa testo Marte allo zenith in quadratura, dunque l'impegno che martella come il picchio sui tronchi.
naturale se siete creativi o avete un'attività in proprio che non chiude mai del tutto e anche quando la saracinesca è abbassata la vostra mente è sempre in pista per trovare qualcosa di nuovo, fissare appuntamenti e contatti e, ahimè, dare un'occhiata ai conti. Tranquilli, sono splendidi, Giove in ottava casa vi protegge con la stessa forza dei cani seduti sui forzieri nella favola di Aladino. Amore ed Eros. Il grande amore è Micio o Fido che vi accoglie facendovi grandi feste, i nonni l'hanno trattato benissimo perciò non ce l'ha con voi ed è felicissimo di rivedervi, figurarsi voi che ve lo sbaciocchiate per una mezz'ora. Quelli che ci restano male sono i vostri genitori che, per coccolare il quattro zampe, vi siete perfino dimenticati di salutare, cattivi, non si fa. Non fateli arrabbiare, vi adorano e si fanno in quattro per farvi mille favori. Un esempio, la teglia di lasagne, l'arrosto e sott'olio preparati da mammina apposta per voi perché, poveri piccoli questa settimana non abbiate a soffrire la fame. Siete stanchi di essere fraintesi dal vostro partner e ormai vi spazientite facilmente. Avete sicuramente le vostre buone ragioni, ma non sarà che siete anche voi a non farvi comprendere come dovreste? Venere in angolo positivo dal segno passionale del Capricorno, specie se siete nati dal 10 al 15 di settembre, vi dona una vita sessuale molto vivace e soddisfacente. Sia che abbiate un rapporto fisso oppure coltiviate una relazione occasionale, vivrete momenti indimenticabili. Colpi di fulmine e inizio di nuove storie per i nati nella seconda decade con Urano Toro super favorevole. Lavoro e denaro. Per i creativi il lavoro non finisce mai, la vostra testa è sempre in subbuglio alle idee nuove e di ispirazioni felici da cavalcare per raggiungere il successo. Pensiero molesto invece per chi ha un capo a cui rendere conto. Peggio ancora se anche oggi, con la scusa dei saldi e l'apertura dei centri commerciali, siete di corvée alla cassa o a servire clienti spocchiosi mai contenti e soddisfatti. In questo caso che invidia per chi se la può scialare sul divano col gatto sulla pancia e la musica nelle orecchie. Il tuo modo sognante e originale di affrontare le cose è in forte conflitto con qualcuno che ha un approccio molto cerebrale. I vostri due punti di vista si scontrano drasticamente. Non è necessario trovare un compromesso in questo momento. Ritornare al lavoro non vi dispiace, di certo. Se iniziate da oggi che è lunedì e siete liberi professionisti, da bravo segno di terra, operoso e infaticabile quale voi siete, vi dedicate con particolare cura a ogni impegno la vostra attività odierna vi presenti. Benessere. Emicrania, in viaggio sarà la tensione, sul lavoro il disappunto e soprattutto la confusione che fanno i clienti. Tutti frizzanti al ritorno delle vacanze e già a caccia di saldi o alle prese con la pizzata tra amici, come se non ne avessero già fatte abbastanza. Chi troppo e chi niente, il vostro amaro pensiero mentre faticosamente vi date da fare anche oggi. Rilassatevi, riposerete domani quando sarà il vostro turno di chiusura e un buon sonno scaccerà via anche questo fastidioso cerchio alla testa. Vi sentite giù di corda, umore e vitalità saranno scarsi. Come se non bastasse, una sensibilità esasperata vi rende suscettibile. Tentati da lasciarvi andare ancora di più, invece dovrete resistere. Per lei, qualche telefonata dai colleghi, divenuti col tempo amici e una più sospetta dal vostro capo. Strano di lunedì, ma vi sta già pregando di arrivare in azienda con largo anticipo. Ci sono problemi da affrontare e voi siete il suo braccio destro. Sviolinata strategica alla quale non direte di no. Per lui, il sole di montagna vi ha proprio fregati, avete la faccia della salute, bianca e rossa, ma quel principio di scottatura, specie sul naso, non fa piacere. Ecco cosa non avevate messo in valigia, la crema. Colore delle emozioni, aragosta. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.